Il maltempo e le abbondanti nevicate danno tregua all'area vestina. Ora però si dovrà fare i conti con le temperature bassissime e di conseguenza il gelo, che sta portando gravi problemi a livello idrico. Chiaramente le basse temperature hanno determinato la rottura di buona parte dei contatori all'esterno dei fabbricati, quindi la situazione è drammatica. Siamo con tutte le squadre sul territorio, stiamo mettendo dei tronchetti provvisori sui serbatoi, sui contatori e la sostituzione totale dei contatori. C'è un disservizio enorme con i serbatoi vuoti o bassi oltre la norma, quindi ci saranno ulteriori chiusure dei serbatoi. E quindi il disservizio penso per le prossime 48 ore continuerà. A Penne si continua ancora a lavorare per riportare tutta la viabilità alla normalità e intanto numerosi sono stati gli interventi dell'ospedale Vestino. Di interventi ce ne sono stati abbastanza e sono stati affrontati con la nostra determinazione ovviamente, con grandi disagi, però insomma tutto sommato la situazione è stata ben controllata. Ovviamente pazienti cardiopatici con scompensi, però insomma tutto sommato siamo stati in grado di affrontare bene tutte le emergenze. A Loreto Prutino situazione difficile ma ben affrontata dal comune, così come ci spiegano il sindaco Starinieri e il coordinatore della PAV Pasqualone. Tra la viabilità o le emergenze, adesso siamo in un momento di pausa, di tranquillità. Comunque ecco, approfitto per ringraziare i dipendenti comunali, il gruppo della protezione civile PAV, ma anche i cittadini che ci hanno con pazienza anche aiutato. Adesso il pericolo, scongiurando altre nevicate, riguarda la lotta al ghiaccio, però abbiamo una buona scorta di sale e ne stiamo acquistando dell'altro. Oggi e domani le scuole saranno chiuse e domani valuteremo, anche tempo permettendo, se mercoledì le apriranno. Ma nei prossimi giorni dovrebbe portare soprattutto gelo, anche perché diceva di portare ancora neve, però sembrerebbe che sia scarrocciato verso un po' più a sud. Gelo sicuramente, per il resto tanto abbiamo in tempo reale, quindi lo vediamo ora per ora quello che succede. Oggi e domani dovrebbero essere queste le condizioni, queste attuali,